Buongiorno. Siamo arrivati all'appuntamento con il nostro Pierluigi De Pascalis e la rubrica, come sapete, è Risveglio Muscolare. Buongiorno Pierluigi, benvenuto. Ciao, buongiorno, ben ritrovato a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Allora, senti, meno sonno, più grasso addominale, Pier? Purtroppo questo ci dice la ricerca e noi alziamo le mani e non possiamo fare altro che vedere di cogliere il buono. Arriva dalla Mayo Clinic, quindi qualcosa di particolarmente interessante e serio. Lo studio è stato peraltro realizzato presso il Dipartimento di Medicina Cardiovascolare ed è pubblicato sul Journal of American College of Cardiology. E cosa emerge da questo studio? Emerge che purtroppo se noi non dormiamo una quantità sufficiente di tempo, e purtroppo sempre più spesso la quantità di tempo dedicata al sonno si riduce per impegni professionali, ma anche perché siamo tutti quanti insomma un po' attratti dai cellulari, anche in serata, dai social network, incrementa la quantità di grasso, beh, in particolar modo del grasso che si localizza nella regione addominale e peggio ancora per almeno l'11% nell'area viscerale. Perché è particolarmente grave? Perché normalmente il grasso si andrebbe a depositare invece preferibilmente nella regione sottocutanea, che è meno rischiosa, sebbene insomma sotto il profilo estetico che noi non amiamo, non è estremamente bello da vedere, ma a livello invece viscerale è quello che poi offre la possibilità, apre le strade a tutta quanta una serie di patologie e di problemi anche piuttosto seri. Quindi attenzione, perché la riduzione in questo senso del sonno, non riuscire a riposare adeguatamente ogni notte, oltre a tutta quanta una serie di altre problematiche, purtroppo ci conferma la ricerca, apre la strada anche a questo problema non di poco conto. Ma il famoso mito di recuperare il sonno perduto può funzionare o è inutile? Purtroppo il discorso di recuperare il sonno non è particolarmente efficace, peraltro è stato verificato anche questo, perché nel corso dello studio hanno preso praticamente delle persone sane, persone non obese, le hanno divise in due gruppi, le hanno fatte in un ambiente di ricovero ospedaliero, hanno verificato in 21 giorni cosa succedeva sottoponendole prima ad una sessione adeguata di riposo notturno e invece poi andandolo a sottrarre, e naturalmente hanno anche provato a farli recuperare in un altro modo il sonno perduto, ma malgrado questo non è stato sufficiente. Cosa è emerso? Quali sono le ragioni alla base? Purtroppo ridurre la quantità di sonno ci espone al rischio di introdurre una maggiore quantità anche di calorie, quindi un accesso al cibo che inevitabilmente diventa più semplice, e mediamente le persone hanno infatti introdotto oltre 300 calorie in più al giorno, mediamente il 13% era di proteine, il 17% in più di grassi, quindi tutto quanto questo ha comportato inevitabilmente, quello che dicevamo prima, un accumulo di grasso, anche perché la spesa energetica è rimasta pressoché la stessa. La cosa interessante, quello che poi ci fa perdere un po' di vista il rischio talvolta, è che queste persone sono aumentate in realtà appena di mezzo chilo, perlomeno nell'arco di questi 21 giorni. La rilevazione del grasso è stata fatta per tramite di una TAC, quindi sarebbe sfuggita l'importanza e il rischio che le persone corrono senza un esame più approfondito. Questo in 21 giorni, immaginate quanto più grave potrebbe diventare naturalmente se noi lo andassimo a sommare nel corso di una vita o comunque nel corso di anni. Quindi molta attenzione, ok l'allenamento, ok l'alimentazione, ma non sottovalutata anche l'importanza del sonno. Assolutamente, noi ringraziamo Pierluigi De Pascalis per essere stato all'interno del Fritz in the Morning, ci risentiamo martedì prossimo, sempre live, sempre in diretta. Buona giornata. Buona giornata, alla prossima. Buongiorno.